Almeno da un punto di vista politico, il motivo per cui il fenomeno del blog è importante è perché in qualche misura è una estensione, almeno nella rete, di una parte della personalità pubblica di ognuno di noi, che fa blogging. Per questo è importante, cioè attraverso questo blog, un blog, il fenomeno del blog, io riesco, io persona fisica, io collettivo che agisco attraverso uno o più blog, riesco e voglio dire la mia. Cioè, una cosa importante, per questo non basta dire che il blog è un diario, è che è un diario pubblico quantomeno, aggiungiamo almeno questo termine. Perché? Perché se io volessi raccontare a me stesso i miei pensieri, me li scriverei dentro un librettino, piuttosto che in un file archiviato in un computer. No, quando faccio blogging il mio obiettivo è quello di far conoscere il mio pensiero. E da questo punto di vista ha una rilevanza politica, perché il mio obiettivo è parlare ad altri. Posso parlare di diverse cose, ovviamente qui noi parliamo di blog e politica, per cui limitatamente a questo campo parlare di blogging e politica, parlare di blog vuol dire sostanzialmente sapere che lì nella rete ci sono delle voci che dicono qualcosa sulla nostra società, sul governo della cosa pubblica, sui processi politici in atto, ed è qualcosa di molto rilevante, qualcosa a cui bisogna dare ascolto. Perché bisogna dargli ascolto innanzitutto nell'interesse stesso della politica. Sono cittadini, addirittura le statistiche ci dicono che tra pochi mesi saremo 1 milione di blog attivi in Italia, siamo molto indietro rispetto ad altri stati, non solo gli Stati Uniti ma anche la Francia per esempio, la Spagna stessa. Bene, tutto ciò ha rilevanza e rispetto a questo i partiti cosa devono fare o cosa possono fare? Sicuramente, almeno per i DS, ma credo che in questo non ci siano differenze destra-sinistra, la parola d'ordine è sperimentare, non c'è un modello consolidato. È bella l'esperienza di Tocqueville a destra, è bella la generazione U di Mario Adinolfi. Ecco, tutto ciò che è utile per aiutare un pezzo di cittadinanza ad avere voce in capitolo sulla politica e quindi aiutare la cittadinanza a partecipare.